La trasparenza o ce l'hai o te la fanno. È una delle mie frasi che gli amici che fanno conferenze citano di più. Significa che nell'era di internet la tua possibilità di mentire è ridotta praticamente all'osso. Se ne è accorto oggi il Marione Nazionale, che ha provato a mentire spudoratamente sulla rete ed è stato spudoratamente sbugiardato. Io sono Matteo e questo è Dharma Digitale. Se c'è una cosa che è diventato difficile essere in rete con l'avvento della rete così diffusa negli ultimi anni è essere incoerente. E cioè essere una persona che cambia radicalmente opinione. È un atteggiamento peraltro che i politici usano da anni, conformandosi a quelli che sono mano a mano i gusti comuni. Mario Adinolfi, l'omofobo più grande d'Italia, ha scoperto nelle ultime ore quanto è difficile essere incoerenti sulla rete. Come forse sapete, Mario Adinolfi è forse il più grande degli omofobi italiani. È anche l'uomo che ha un seguito politico inversamente proporzionale al peso. Alla ricerca di un probabile cambiamento di rotta, ha mandato un tweet dispiacendosi per le morti di Orlando, dove, come forse sapete, un pazzo ha ucciso 50 persone all'interno di un locale LGBT. Il suo tweet poteva anche funzionare in un altro periodo storico. Sarebbe stato visto come l'essere vicini a comunque una comunità che ha subito una perdita, una grande perdita, ed essere emotivamente vicini, indipendentemente dalle proprie opinioni, con il dolore di un gruppo. Peccato che solo poco tempo prima fosse lo stesso Adinolfi ad aver suggerito letteralmente di imbracciare i fucili contro la legge Cirinnà. Ecco, oltre ad aver fatto una figura di palta direttamente proporzionale al peso, Adinolfi ci racconta come sia estremamente difficile essere incoerenti sulla rete. Perché? Perché la rete ci guarda, ci osserva e spesso ha una memoria storica di che cosa abbiamo detto e fatto. Non è ovviamente il primo Adinolfi, tra l'altro non è nemmeno il primo a essere sbugiardato dalla comunità LGBT. Credo che un altro degli esempi che ci ricordiamo freschi freschi di memoria sia Grillo, che si oppone alla legge Cirinnà quando in realtà aveva twittato un paio di anni prima che era necessario avere leggi che regolamentassero le coppie di fatto e le unioni omosessuali. Indipendentemente dalla nostra valutazione morale, politica o anche personale di Adinolfi, questo episodio è importantissimo. È importantissimo perché ci spiega come sia importante la trasparenza rispetto a quello che noi pensiamo all'interno della rete. Certo, tutti hanno facoltà di cambiare opinione, ma quando cambierai opinione dovrai spiegarlo in modo serio e approfondito. Non basterà fare il voltafaccia del a seconda della situazione essere amico di tutti. Soprattutto non basterà fare l'amico di tutti se sei stato violentemente contro qualcuno fino a un mese prima, perché la memoria della rete non è così limitata. Questo è soprattutto un avviso per quanti di voi fanno politica sulla rete o consigliano la politica sulla rete. Ricordatevi che il fact checking delle vostre affermazioni può tornare indietro nel tempo di anni. Ricordatevi che la trasparenza in questo contesto è e diventerà sempre di più un valore su cui puntare quasi tutta la vostra reputazione. Già, perché la trasparenza nei fatti, nei modi e nella realtà è un valore che si accumula nel tempo e che costruisce una base solida per tutto quello che voi andrete a fare e a dire. Lo dico spesso, la trasparenza andrà di moda e la trasparenza sta diventando di moda. È una di quelle mode che vi suggerisco, al contrario della barba hipster o degli occhiali hipster, di seguire fortemente, perché caratterizzerà tutti i prossimi anni della comunicazione online. E anche per questa volta abbiamo finito. Se il video vi è piaciuto, sharatelo, condividetelo su tutte le piattaforme dove avete amici che pensate possano essere interessati. Lasciate un mi piace e noi ci vediamo alla prossima puntata. Estate parati!